Siamo con Mister Panicolo per il pareggio della Lupa Roma in casa per 1-1 contro l'Atletico 2000. Alla Mister, un primo tempo non eccezionale, abbastanza negativo. Tanti errori tecnici, palle perse in mezzo al campo. Poi nella ripresa, come spesso vi accade, avete quasi una reazione proprio di orgoglio e anche quest'oggi siete riusciti a riacciuffare il risultato. Sì, diciamo che il primo tempo sono d'accordo sottotono, però anche bravi loro. Bisogna fare anche un applauso all'avversario che è venuto qui a giocare una gran bella partita, molto ben messo in campo. Sì, secondo tempo bella reazione, me l'aspettavo perché i ragazzi sono abituati a questo tipo di finali di gara, però dobbiamo migliorare senz'altro nella prima frazione perché altrimenti rimane sempre una prestazione a metà. Uno degli aspetti da migliorare, ho visto che di questo si lamentava un po' in panchina, è sulle palle aeree, sia l'invio del portiere che su situazioni di palla inattiva. Sì, diciamo che siamo un pochino pigri per quanto riguarda lo smarcamento quando dobbiamo costruire dal basso, per cui è un lavoro che va affrontato in settimana. E per quello che riguarda le situazioni di palla inattiva, a favore o a sfavore? A sfavore purtroppo subiamo troppo, ci manca fisicità, non siamo abbastanza... Non abbiamo quei centimetri che spesso troviamo nelle altre squadre. Sì, è vero, anche i difensori non sono molto, molto alti. Sì, abbiamo perso un paio di giocatori, un giocatore per infortunio e l'altro purtroppo a casa con l'influenza, per cui oggi abbiamo patito ancora di più. Però insomma, senza trovare scuse, è un pochino il nostro tallone d'Achille. Ora la sfida con Racing, insomma, un'altra sfida importante. Sì, diciamo Racing buona squadra, sì, l'andata siamo riusciti a vincere, però loro sono migliorati, adesso hanno anche una buona classifica e noi dobbiamo migliorare la nostra, speriamo bene.